Ciao, oggi voglio parlarti di un incontro che ho fatto ieri sul treno. Salgo sul treno e si avvicina a me il controllore e si mette subito a chiacchierare e comincia a chiedermi di che cosa mi occupo, attirato dal libro che avevo con me. Gli ho spiegato vagamente ciò di cui mi occupavo. E questa persona ha cominciato a parlarmi del suo vuoto interiore. Un uomo molto gentile, molto gradevole, di 57 anni, e mi raccontava di come ha vissuto la sua vita e che aveva cominciato a sentire questo vuoto da quando si era separato dalla moglie. Ebbene, questa persona si stava rendendo conto che la sua vita, così come l'aveva vissuta, non l'aveva reso completamente felice. Mi stava facendo l'elenco di tutte le belle cose che aveva creato, che aveva vissuto nella sua vita, del fatto che avesse due meravigliosi figli, fosse nonno, eccetera, eccetera. Eppure mi diceva che comunque sentiva che gli mancava un perché nella vita, quello scopo profondo che ha la connessione proprio con le domande che alcuni esseri umani si fanno. E allora ha cominciato a farmi qualche domanda. Ed è stato interessante come lui stesse ad ascoltare, seppur non mi conoscesse, quello che io stavo raccontandogli. Voglio lasciarti oggi con queste domande. Quanto ti stai facendo delle domande positive per creare una vita che ti faccia sentire realizzato, che ti faccia sentire di aver un posto importante nell'esistenza? Quante domande e soprattutto anche quante azioni stai facendo per sentirti realizzato e per sentire di avere proprio il tuo posto nel mondo e di aver un significato proprio nell'esistenza. Ho letto una frase molto bella in un libro che sto leggendo di Sibaldi. La felicità è quella sensazione che provate quando cominciate a desiderare qualcosa di più grande e di più bello di ciò che desiderate di solito. Quella felicità non ha limiti e può aumentare all'infinito. Beh, questo è molto connesso a quello di cui stavamo parlando. Quindi, ricordati che la tua felicità è connessa all'essere, a renderti conto di essere e al ricordarti di desiderare qualcosa di più grande di quello che normalmente la vita ti propone di essere e di desiderare. Questo senza limiti, senza porti alcun limiti, senza cercare di fare di esprimere dei desideri ragionevoli, ma andando al di là di qualsiasi ragionevolezza e ascoltando il tuo cuore, per permetterti di desiderare senza alcun limite, di essere irragionevole e di sognare nel modo più grandioso che tu possa fare. E questo ti aiuta ad essere felice. Ciao!